La pressione sulle nostre strutture sanitarie incrementa giorno dopo giorno, anche oggi abbiamo avuto altri 9 accessi in un solo giorno nelle terapie intensive, quindi abbiamo superato, quando ci siamo resi conto di aver superato le soglie critiche rispettivamente del 30% e del 40% rispetto all'occupazione di posti nelle terapie intensive piuttosto che nell'area medica, i nostri medici ci hanno chiesto attraverso il Comitato Tecnico Scientifico di adottare misure più restrittive. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio torna sulla scelta di varare la zona rossa senza attendere il monitoraggio ministeriale. I dati dei ricoveri in Abruzzo, nonostante le restrizioni anche precedenti all'ultima ordinanza di lockdown, sono in rapido aumento. Nel giro di 24 ore se ne registrano 46 in più per un totale di 732 e si tratta di uno degli incrementi più consistenti registrati in questa seconda ondata Covid. È ricoverato in ospedale al momento il 4,9% delle persone malate. I posti letto di terapia intensiva nelle 4 ASL sono 151, ai 94 esistenti già prima dell'emergenza se ne sono aggiunti 57 previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera Covid-19, 5 dei quali attivati negli ultimi giorni. Rispetto ai 66 programmati dal piano ne mancano all'appello 9 in corso di attivazione. Nel frattempo c'è una novità che potrebbe arrivare già nel fine settimana con un'ordinanza del Presidente, l'accordo con le farmacie per i test rapidi antigenici. Permetterà di poter andare in farmacia a fare il test antigenico rapido, che è un test che con altissima affidabilità certifica la negatività del soggetto, e nel caso in cui certifica la positività, diciamo, poi è soggetto a verifica con il test molecolare, ma intanto permette uno screening, un setaccio importante sul territorio. Il Presidente nel punto stampa torna anche sulla questione vaccini anti-influenzali, che tante polemiche ha sollevato soprattutto da parte dell'opposizione e del Partito Democratico. I rallentamenti, dice Marsilio, non dipendono dalla regione ma dalle case farmaceutiche perché mancano le dosi. Il Presidente risponde alle polemiche con i numeri, cioè 183.000 dosi somministrate, nonostante tante altre ne manchino ancora. Noi abbiamo iniziato la campagna vaccinale un mese prima, a ottobre. E alla data di oggi abbiamo già fatto un numero di vaccini molto importante, pari a circa i 3/4 della popolazione che abbiamo vaccinato nell'intera campagna vaccinale dello scorso anno. Altro punto all'ordine del giorno, quello del commissariamento della ASL aquilana, invocato da diversi sindaci del territorio e soprattutto nella Marsica. Marsilio li attacca perché chiedono il commissariamento nonostante in corso ci sia, dice il Presidente, una vera e propria guerra. Io sono il Presidente, ma non mi permetto mai, mai di dire a un direttore generale di un'ASL o a un direttore sanitario di aprire un tale reparto piuttosto che un altro, o dove deve fare e come deve organizzare il reparto. Sono loro che lo dicono a noi.